Siamo con il sindaco di Aosta, Bruno Giordano. Innanzitutto un buongiorno e benvenuto qui su Aosta oggi. Un buongiorno a voi. Ecco, vorrei iniziare questa nostra conversazione, queste due chiacchiere sulla città di Aosta e non solo, partendo da un fatto di attualità, di cronaca proprio stringente. Ieri il Presidente della Repubblica ha firmato la finanziaria che il governo ha proposto e che poi verrà discussa e probabilmente approvata, però questa finanziaria ovviamente getta ancora più in difficoltà gli enti locali e i quali si sono ribellati di nuovo a questa ulteriore stretta creditizia. Si è parlato anche di morte di un federalismo che ancora non è mai nato, perciò è morto ancora, muore sempre questo federalismo. Cosa sta accadendo? Cosa ci può dire? Sta accadendo che il governo, tardi e male, dovendo mettere mano a una riforma che è strutturale per l'importo stesso, si parla, se ho ben letto, di 48-49, stamattina qualche giornale dice 49 miliardi di euro nel 2011-2014 come entità della manovra, ancora una volta individua nelle regioni e purtroppo soprattutto nelle regioni a statuto speciale, in maniera autonoma, cioè senza il meccanismo della concertazione, che è fondamentale per poter poi arrivare ai risultati, individua nelle regioni e soprattutto nelle regioni a statuto speciale, gli enti su cui caricare un pezzo importante, sostanziale, della manovra stessa. Regioni che, vorrei ricordare, hanno appena finito di dare al governo. E allora, anche se noi abbiamo un meccanismo come enti locali Valle d'Aosta diverso da quello nazionale, perché noi viviamo sulla base della legge 48 che trasferisce il 95% del gettito IRPEF su finanza locale per tutti gli enti della Valle d'Aosta, e quindi mi riferisco ai 74 comuni e alle 8 comunità montane, da parte dell'amministrazione regionale, e quindi noi una sorta di federalismo ha sempre annunciato e mai attuato, la Valle d'Aosta per fortuna ce l'ha davvero da qualche anno, e questo proprio grazie all'istituto dell'autonomia. È chiaro però che se la Valle d'Aosta come regione viene colpita di nuovo pesantemente da eventuali futuri tagli, di cui peraltro non conosciamo ancora l'entità, è evidente che anche l'intero comparto ente pubblico Valle d'Aosta, cioè vale a dire anche gli enti locali e quindi anche il Comune di Aosta, verranno a soffrire, perché dovranno essere fatte ulteriori scelte dolorose. Ecco, abbiamo parlato della finanziaria, abbiamo parlato dei tagli e delle scelte dolorose. Da poco lei ha fatto un po' un bilancio del primo anno della sua amministrazione. Come tutte le cose, cose positive e cose negative, ci vuole tracciare un piccolo spaccato di questo bilancio. Prima dell'intervista parlava anche di come il Sole 24 Ore ha dato dell'eccellenza alla città di Aosta per quanto riguarda i suoi conti pubblici. Sì, intanto quando un istituto specializzato su commissione del Sole 24 Ore ci dice che il bilancio della nostra città, della città di Aosta, unitamente al bilancio delle sue partecipate, si classifica al primo posto tra tutte le città italiane, noi non possiamo che esserne soddisfatti. Vuol dire che è un bilancio serio, un bilancio trasparente, un bilancio con cui abbiamo appena presentato il consuntivo, che ci ha consentito poi di applicare anche l'avanzo d'amministrazione, vorrei ricordare, per 2 milioni e 28 mila euro nello scorso consiglio di giugno, per cui direi che è un comune che, pur essendo perfettamente conscio delle difficoltà che ha e delle difficoltà in cui andrà incontro per le cose che dicevamo prima, ha un bilancio serio e quindi può far fronte alle difficoltà. Ciò detto, noi questo anno abbiamo molto lavorato perché abbiamo un progetto che riteniamo strategico e che vedrà la luce nel mese di novembre prossimo 21.
che è l'apertura a piano terra del Palazzo Civico, dello sportello unico delle imprese e del cittadino. Vale a dire che noi trasferiremo in un unico punto d'accesso tutto il front office, cioè tutto il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadino, al piano terreno del Palazzo Municipale, con uno sportello che sarà aperto dal lunedì al sabato compreso, con un orario che permetterà anche a chi lavora l'accessibilità a tutti i servizi nel loro insieme, attraverso la riqualificazione di 20 operatori comunali che hanno fatto un corso di oltre 50 ore per diventare operatori polivalenti. Questa sarà la rivoluzione trasparente della macchina amministrativa, quella che abbiamo sostanzialmente annunciato in campagna elettorale. Questo dal punto di vista dell'amministrazione per quanto riguarda il suo rapporto verso il cittadino. Poi c'è l'attenzione alle piccole cose, perché non è vero che questa giunta è tutta proiettata solo sulle grandi opere. Le grandi opere servono perché cambieranno il ruolo e il volto della città di Aosta. Il ruolo della città verrà cambiato attraverso la legge per Aosta Capitale. Il volto della città verrà cambiato attraverso alcune grandi opere, a cominciare da quella che trasformerà l'area delle caserme a Testafuochi nel nuovo polo universitario. Un progetto che è già partito, che è concreto, che ha un cronoprogramma certo e le cui opere inizieranno nei primi mesi del 2013. E quindi siamo impegnati su tutti e due i versanti, migliorare le piccole cose. Noi crediamo di averlo fatto con un'attenzione al territorio. Faccio un esempio concreto: la Aosta Fiorita pare essere piaciuta a molti, è costata poco, è una piccola cosa, ci rendiamo conto. Il museo a cielo aperto diventerà una realtà, anche questa, sempre per far sì che la nostra città abbia un maggior potenziale di attrazione turistica. Naturalmente portando avanti, in accordo con l'amministrazione regionale, anche l'altro grande filone, che è quello cosiddetto relativo alle opere di primaria importanza. Quindi noi ci siamo dedicati a lavorare nel quotidiano a questo, evitando tutte le polemiche che non servono proprio a nessuno, ma cercando in maniera molto semplice e tranquilla, per esempio, di portare la revisione sull'accordo di programma che era fermo al 1997. E io mi onoro di poter dire che nel primo anno di mandato ho rivisto un accordo di programma strategico che andrà in consiglio il prossimo mese di luglio, che è l'accordo di programma con l'amministrazione regionale che riguarda tutta l'area della F8 e F8 bis, che, tanto per comodità, perché magari non tutti capiscono le particelle dell'urbanistica, che riguarda l'area della Cogne e l'area della CIDAC. Siamo scesi con i piedi sul territorio della città di Aosta, pertanto con una domanda che ho vissuto, cioè una domanda che scaturisce proprio da un fatto appena vissuto. Per arrivare qui ho percorso via San Martin de Corle, una serie di cantieri, una serie che non sono solamente lì, pensiamo a via Sant'Anselmo, poi pensiamo adesso a quello che accadrà vicino all'ospedale, via dicendo. È una città turistica. Si può razionalizzare l'apertura dei cantieri, oppure se no, perché questo accade? Perché insistono, per esempio, due cantieri in questo momento a via San Martin de Corle, anche impediscono il flusso del traffico e lo rallentano sempre di più. Lei sa che, come sanno tutti coloro che ci ascoltano, che il cantiere di San Martin, il vero cantiere di San Martin, è quello che ci deve portare all'apertura di quello straordinario sito dell'area megalitica, che è in fase di conclusione, e io aggiungo per fortuna, perché tra scelte ritardate e altre problematiche varie, quello è un altro di quei cantieri che ha rischiato di mettersi in concorrenza con i tempi dell'eternità. Finalmente c'è stata un'accelerazione importante e anche lì siamo sul punto di concludere, però quel cantiere ha anche permesso di dare una risposta importante in quella zona in termini di parcheggio. Presto apriremo quei parcheggi che sono situati di fronte all'ex maternità e apriremo anche il parcheggio di fronte alla
per uscire dal quartiere di Saint-Martin de Corléans sono 20 posti auto, ma sono strategici, tanto è vero che abbiamo deciso poi di trasferire lì il mercato di Via Volontari del Sangue, trasferendolo su quell'area lì. Quindi sono poi cantieri che servono a dare risposte importanti ai cittadini. Poi naturalmente noi pensiamo che dobbiamo tener conto dei disagi che creiamo, e quindi non è che nelle nostre priorità ci sono l'apertura a pioggia di tutti i cantieri. Ci sarà un cronoprogramma con delle priorità. Ora, mi pare di poter dire che la realizzazione di parcheggi a uso ospedaliero non crei tutto sommato al momento delle difficoltà né sul piano del traffico né sul piano del parcheggio stesso. Abbiamo dovuto rinunciare ad alcuni parcheggi di fronte all'ospedale perché stanno facendo gli scavi archeologici, ecco, per vedere se insistono su quell'area dei reperti di epoca romana, e quindi di questo lavoro terminerà nel mese di novembre, e poi dopo quell'area lì verrà di nuovo riattrezzata naturalmente per la finalità che è quella dell'ampliamento a est dell'ospedale. E quindi anche da questo punto di vista il centro storico noi pensiamo che sia migliorato attraverso l'attenzione al quotidiano, perché insieme ai fiori siamo partiti con l'operazione ripulitura di tutte le facciate dei muri da queste scritte che deturpano francamente non solo i monumenti ma deturpano anche le civili abitazioni, e questo proprio per presentare un biglietto da visita turistico importante. Il cantiere di via Sant'Anselmo entro 10 giorni è finito, quindi la strada è conclusa, è ripavimentata, no, e diciamo così che la chiusura, la che questo avverrà quasi in coincidenza con l'apertura del nuovo bureau de renseignement touristique della regione, che sarà sulle porte pretoriane. Anche questo è un segnale di attenzione molto importante che la regione dà nei confronti della città, e quindi anche lì nella percorrenza est-ovest della città noi avremo sicuramente una città molto riqualificata. Mi rendo conto che a volte realizzare le opere è una cosa immane e soprattutto i tempi rischiano di essere biblici. Mi rendo anche conto che se poi le imprese falliscono in corso lavori e i cantieri vengono sigillati, no, il comune non ha delle armi per sbloccare questo. Pensiamo al cantiere di via Brocherelle o pensiamo al cantiere dell'ex Bellevue, che sono due cantieri importanti che il comune ha fermo da anni. Pensiamo ai ricorsi tra privati che bloccano l'esecuzione delle opere rispetto al quartiere Cogne, perché anche qui non è la volontà, è che noi dobbiamo seguire le leggi, e le leggi purtroppo a volte, oltre che farraginose, rallentano moltissimo l'esecuzione dei lavori. Abbiamo comunque dato via al completamento della strada a sud della città per scaricare il traffico, e quello è un cantiere aperto ma molto utile che tra l'altro sta procedendo, lo dico sottovoce perché non si sa mai, molto velocemente, quindi sta procedendo molto bene come realizzazione. Quindi è vero quello che dice, però è anche vero che se si vuole riqualificare questa città e se si vuole trasformare una città operaia in una città turistica è necessario mettere mano a questa città, e ripeto, opere come l'area megalitica di Saint-Martin de Corléans possono davvero essere un enorme volano turistico per l'insieme di questa città, naturalmente unito a tutto quello che è il percorso della romanità, a tutto quello che è il percorso della monumentalità, a quello che è il discorso anche dell'insediamento medievale che è molto importante in questa città. Noi abbiamo tante carte da giocare per diventare città turistica. Ecco, le ultime due domande. L'ultima si riallaccia un po' al discorso di leggi, sentenze, e riguarda il PUD del quartiere Dora. C'è stata una sentenza del TAR, il Comune cosa farà? Ma il TAR sostanzialmente, entrando nel merito della vicenda del PUD, ha riconosciuto che il Comune aveva ben argomentato e ben motivato la scelta. Il TAR si è espresso limitatamente al fatto che non pare al TAR sufficiente la procura speciale per rispettare la norma prevista dall'articolo 49 della legge regionale in materia urbanistica. Naturalmente il Comune non ha
motivo di ricorrere, perché il TAR non ha detto il comune ha sbagliato, ha detto i titolari richiedenti del PUD non avevano la titolarità delle aree, che credo che sia 2/3 delle aree, per poter presentare il PUD. E quindi questo, sulla base di questo, ha sentenziato l'annullamento delle delibere. Naturalmente i ricorrenti primari, vale a dire coloro che erano ricorsi contro queste delibere, ma ritenendo insufficiente questa motivazione del TAR, hanno deciso di ricorrere al Consiglio di Stato. Io, per una incomprensione di cui mi assumo la responsabilità, l'ho fatto scrivendo all'intero Consiglio Comunale, è uscito ieri un articolo sulla stampa, insomma, una velina che insomma in qualche modo rendeva pubblica la lettera che io ho scritto ai consiglieri comunali, frutto di, ripeto, un'incomprensione linguistica, anche perché io non sono un avvocato, non sono un giurista, e quindi può darsi che abbia avuto una percezione io sbagliata della comunicazione tra l'ufficio tutela legale dell'ente e la segreteria generale. Ero convinto che la società ed il TRE titolare del PUD avesse presentato ricorso al Consiglio di Stato. Così non è, e quindi io ho dato mandato ai legali di non depositare ricorso. Questa è la posizione ad oggi. Dopodiché, se incidentalmente l'ufficio legale mi suggerirà, perché ripeto, io non sono un legale, qual è la posizione più atta a meglio rappresentare e difendere gli interessi dell'ente, no, io la prenderò in considerazione. Questo è quello che posso dire ad oggi. Ad oggi il comune non ha depositato nessun ricorso avverso la sentenza del TAR. Lasciamoci alle spalle leggi, lavori. Parliamo di Aosta. Aosta, città turistica, incassonata in un territorio fantastico. Ha parlato dei reperti romani, reperti medievali, pertanto non è solamente un bel vedere della natura, ma anche un bel camminare attraverso la nostra storia. Noi parliamo a 360 gradi, questa intervista potrà essere vista a Palermo, a Roma, a Firenze. Perché una persona si farà centinaia di chilometri per venire a passare una settimana ad Aosta? Cosa troverà, signor Sindaco? Ma intanto una città ospitale, una città pulita, una città ordinata, una città tranquilla. E quindi questo credo che sia già una bella presentazione, un bel biglietto da visita. E poi ripeto, la Roma delle Alpi è una terminologia che non abbiamo inventato noi, quindi noi abbiamo uno straordinario patrimonio architettonico, monumentale, che riguarda la nostra città. In più noi siamo il centro della Valle d'Aosta. Chi viene qui è equidistante per raggiungere tutte quelle bellezze naturali che sono poi la cartolina vincente di questa regione dal punto di vista turistico. Vorrei ricordare, proprio perché mi rivolgo a chi non è di qui, perché a volte noi ci dimentichiamo in queste interviste, siamo sempre magari più attenti a parlare ai nostri cittadini che non ai visitatori, ma giustamente con le moderne tecnologie siamo ormai raggiungibili da chi che sia, che questa è una regione che ha i 4.000 metri delle Alpi e tutti quanti in un raggio d'azione che è ricompreso al di sotto dei 100 km. Credo che sia straordinario pensare al Monte Rosa, al Gran Paradiso, al Monte Bianco, al Monte Cervino, ecco, che sono tutti raggiungibili partendo da Aosta facendo 35-40 km. Beh, credo che sia davvero un unicum. Senza dimenticarci i parchi naturali, senza dimenticarci le bellezze naturali. E ripeto, e il valore della città qual è? Intanto è quello di essere città, e quindi di avere dei ritmi di una città, dei servizi di una città. E poi quella di cercare proprio di renderla più ospitale. Ecco perché io approfitto anche di questo per invitare questa volta i cittadini a comprendere che il turista per noi è un valore aggiunto, non è un problema. Abbiamo bisogno di aumentare il PIL in questa città, che invecchia rapidamente, e quindi se dobbiamo sopportare qualche piccolo disagio durante la bella stagione
penso all'indice del rumore, perché è normale che un po' di animazione possa creare. Beh, questo non deve essere vissuto come un peso, deve essere vissuto come un'opportunità, perché noi nel futuro di questo vivremo e sicuramente non di altro. Quindi io invito a venire a scoprire Aosta, perché Aosta è bella tutto l'anno. Molte grazie. Grazie a voi.